È marzo e quindi, come da tradizione, è giunto il momento di un nuovo Q&A. Primo argomento riguarda come mi sono preparata a livello di alimentazione per il video photoshoot che ho fatto a Genova. Allora, questa secondo me è bellissimo perché non mi sono assolutamente preparata. Non ho fatto diete, non ho fatto cut, non ho fatto niente di restrittivo prima di questo video. Ho soltanto seguito delle accortezze al fine di arrivare con la mia forma fisica ottimale al giorno del photoshoot. Questo l'ho fatto per due motivi. Uno, perché volevo mostrare il mio fisico e non un fisico magro definito che secondo me non è sostenibile nel lungo tempo, ma il mio fisico, cioè un fisico che ho costruito e che per me è mantenibile tutto l'anno e quindi rappresentativo di uno stile di vita sano ed equilibrato. E secondo, perché conosco il mio corpo. Il mio obiettivo il giorno del video era quello di non essere gonfia. Io tendenzialmente mi gonfio spesso, dipendentemente da ciò che mangio, ma soprattutto quando mi muovo o vado in viaggio, spesso il primo giorno faccio un po' di fatica ad assestarmi in un nuovo ambiente e quindi ad andare in bagno. Questo mi causa gonfiore per 1 o 2 giorni, poi quando poi mi assetto, mi ambiento, mi passa. Però, essendo io andata a Genova il giorno prima, avevo paura che questo mi succedesse e che quindi il giorno dopo, il giorno del video, avessi un gonfiore che normalmente non mi interesserebbe più di tanto, però siccome ero andata lì a fare quel lavoro, non volevo che ciò accadesse. Quindi ho seguito delle accortezze il giorno prima dello shooting al fine di garantirmi la della mattina dopo. Allora, cosa ho fatto? Primo, ho bevuto tanta acqua. Ho notato che tendenzialmente quando viaggio, quando mi sposto, bevo meno rispetto a quando sono a casa tutto il giorno, magari seduta al computer a studiare con la bottiglia di acqua accanto. Poi un altro accorgimento è stato quello di mangiare tanto quanto mangio sempre. Non ho ridotto le quantità, non ho ridotto i macronutrienti, non ho tagliato i carboidrati. Ho mangiato sempre tanto quanto e questo l'ho fatto portandomi il pranzo perché siamo arrivati poco dopo pranzo e quindi era molto più pratico portarmelo. E la sera ho mangiato al ristorante, ho mangiato un piatto di pasta e la carne con verdure. Quindi ho mantenuto le mie quantità più o meno le stesse perché so che il mio corpo lavora su quelle quantità e ho notato, conoscendomi e facendo queste prove su di me, che quando io mangio di meno, io il giorno dopo faccio fatica perché è come se il mio corpo non avesse niente da metabolizzare, da eliminare. Un altro accorgimento è stato mangiare frutta e verdura per garantirmi un equilibrato apporto di fibre e di micronutrienti che servono per creare il flusso. E poi l'ultimo accorgimento è stato quello di tenere i grassi alti. Io ho notato che sul mio corpo, per me, quando io mangio grassi abbastanza alti, mi è molto più facile andare di corpo piuttosto che quando non lo faccio. Quindi quando la sera ho visto nel menù pasta al pesto, ho pensato grassi alti, ma soprattutto siamo a Genova, pasta al pesto è d'obbligo. E quindi l'ho mangiata col parmigiano ed è stata buonissima. Il giorno dopo, la mattina del photoshoot, ho preso una tazza di tè come sempre, tutto ha funzionato alla perfezione. Quindi come ho approcciato questo photoshoot è stato totalmente cercando di mantenere la mia dieta il più costante e simile alla normalità possibile, viaggio e spostamenti permettendo, perché proprio conosco il mio corpo e conosco come funziona. Spesso mi chiedete se mi piacerebbe fare gare di bikini o salire su un palco. La mia risposta è sempre stata no, però se me l'aveste chiesto 2 anni fa, probabilmente avrei risposto di sì. Forse questo qualcuno lo sa se mi segue da tanto tempo, però c'è stato un periodo in cui pensavo e volevo fare la bikini. Poi questo non è mai accaduto, non sono mai andata oltre perché ho visto che cosa significa davvero fare la bikini, cosa significa fare il cut pre-gara e che livelli devi raggiungere, che sforzi devi compiere prima di salire sul palco.
e personalmente per il mio passato non riuscirei mai a farlo, non riuscirei mai a privarmi di così tanto cibo proprio a livello mentale. Per me privazione è sintomo di ritornare indietro, quindi non sarebbe assolutamente qualcosa fatto per me. E poi ho capito che il vero motivo per cui lo volevo fare era perché volevo vedermi riconosciuti i miei sforzi, il mio impegno, le mie conquiste. E obiettivamente salire su un palco e mostrare il tuo fisico armonioso, bello com'è, è un po' questo che dà alla persona il momento del salire sul palco. Poi ovviamente c'è tutto il percorso dietro, però quel momento è un riconoscimento dei tuoi sforzi, di tutto ciò che hai fatto. Indipendentemente poi dal premio o statuetta che ricevi. E io ho capito che quel riconoscimento non avevo bisogno di riceverlo salendo su un palco. Aprendo YouTube, parlando con voi, ricevendo feedback da voi, arrivando poi anche dove sono arrivata con il video di My Protein che ho appena fatto, ho capito che è questo quello che davvero mi riempie e mi fa sentire riconosciuta. L'essere apprezzata da voi, l'essere apprezzata da aziende internazionali, l'essere apprezzata in generale. Bene, adesso una domanda un pochino più leggera è: che pizza preferisco? Allora, questa è la pizza preferita mia, ma odiata da Jimmy, perché io mangio una pizza margherita, quindi pomodoro mozzarella, senza glutine, con cipolle, aglio, origano, zucchine grigliate e bresaola. Adoro farmela portare a casa perché la ordino al ristorante senza la bresaola, perché ti mettono soltanto 3 fette in croce e non ti sfamano. Quindi mi faccio portare a casa la base fino alle zucchine e poi a casa io ci aggiungo la bresaola. Per me è fantastico mangiarla davanti a un film con Veronica la domenica sera, ormai è diventato il nostro rituale. Un'altra domanda che mi fate spesso riguarda i DOMS, che sono i dolori post-workout. A volte si sentono, a volte no. Allora mi chiedete se quando non li sentite, allora se significa che avete lavorato meno intensamente, peggio. Questa domanda l'ho fatta anch'io a Fran, perché quando ho iniziato il programma con lui sentivo DOMS subito, già dall'inizio, dal primo allenamento, dolori e che alla fine fanno piacere, ma dopo, andando avanti con l'allenamento, ne sentivo sempre di meno. Allora ho pensato, boh, sarò io che non mi impegno abbastanza, oppure sarò io che non sono abbastanza concentrata. Allora gli ho fatto questa domanda, la sua risposta ve la leggo perché cito. Allora, io gli avevo chiesto se rispetto alla scheda scorsa era normale sentire meno DOMS. Allora mi ha risposto: sì, questo è normale perché il tuo corpo ha avuto lo shock iniziale del cambiamento di routine le scorse settimane. Gradualmente si sta abituando a lavorare in questo modo. I DOMS non sono un sinonimo di buon allenamento, ma sintomo di un cambio di intensità su un corpo meno allenato o segnale di infiammazione tessutale dovuta a cattiva alimentazione. Ma questo non credo sia il tuo caso. Quindi è normale sentire i DOMS all'inizio, magari quando si cambia allenamento, ed è normale non sentirli più dopo che il nostro corpo ci si è abituato. Quindi per questo è molto importante cambiare allenamento, cambiare routine abbastanza frequentemente. Io con Fran abbiamo un piano di 4 settimane, significa che ogni 4 settimane io cambio routine di allenamento. Mi trovo molto bene, mi sto trovando davvero molto bene con Fran, vedo dei miglioramenti pazzeschi. Avevo iniziato questo percorso che non ero molto più felice del mio corpo. Mi piacevo perché comunque sono felice di quello che sono, di quello che sono diventata, però vedevo qualche difetto e ne vedevo anche troppi, e questo è stato un po' il motivo per cui mi sono affidata a Fran. Ma adesso sono strafelice, stracontenta, mi vedo i glutei saliti, mi vedo le gambe toniche, mi vedo l'addome asciutto, mi vedo le spalle larghe, definite, ed è sempre un work in progress, non mi reputo assolutamente arrivata, però è bellissimo vedere che sto migliorando. Anche le trazioni, vedo che sto coinvolgendo di più la schiena, che riesco a farlo meglio l'esercizio, sempre non ce la faccio perché, lo sapete, non ci riesco, però piano piano sento che ci arriverò, sento che ce la farò. Un'altra domanda che mi ponete spesso è: cosa ne penso della carb cycling o dell'intermittent fasting? Allora, la carb cycling significa variare le quantità di carboidrati assunte giornalmente da giorno a giorno, quindi fare un giorno low carb e fare un giorno high carb, spesso dipendentemente dal fatto che se ti alleni o meno. Mentre intermittent fasting significa avere un orario definito nel quale mangiare, solitamente di 8 ore. Ad esempio, se tu decidi di mangiare dalle 12 alle 20, dopo devi digiunare dalle 20 a mezzogiorno del giorno dopo e andare avanti così. In quelle 8 ore mangi tutte le tue calorie, tutti i tuoi pasti e tutto. Allora,
cosa ne penso? Della cab cycling, sinceramente, non mi piace il fatto di dover pensare a quanti carboidrati sto mangiando e a doverli pensare in funzione del mio allenamento, perché uno sarebbe un ritorno indietro ad usare applicazioni, cose del genere, perché come fai a sapere che stai mangiando low carb o high carb? Ok, ti togli il piatto di pasta a pranzo, a cena. E secondo, mi sentirei forzata ad allenarmi nel momento in cui sono in un giorno high carb e magari per ragioni universitarie, studio, stanchezza, non riesco ad andare ad allenarmi. Quindi ho paura che una cosa del genere mi possa far sentire in colpa del fatto che sto mangiando high carb e non mi posso allenare quando dovrei. Quindi secondo me sarebbe un ritornare indietro, ma questo parlo personalmente, per tutta la mia esperienza. Vedo persone che funziona, si trovano benissimo. Per quanto riguarda l'intermittent fasting, è un po' lo stesso discorso, perché non sarebbe più un ascoltare la tua fame, cioè io mi sveglio e ho fame. No, dovrei imporre al mio cervello di aspettare a mangiare a mezzogiorno. So di una mia amica che l'ha provato e non ha riscontrato alcun grandissimo beneficio o risultato. Penso che possa accadere un giorno in cui ti svegli alle 11 e vai direttamente al pranzare a mezzogiorno facendo il brunch, quindi è come fare un intermittent fasting, però questo può accadere in un frangente della tua vita, quando vivi, magari fai serata, ti svegli più tardi, allora vedi che quello è come se tu avessi fatto intermittent fasting, ma entrare in questo carb cycling, intermittent fasting, mi sembra di entrare in diete e concentrarmi troppo sul cibo e non su quello che sta intorno, e quindi non fare quello che professo, cioè tenere il cibo come contorno della propria vita. Quanti caffè bevo al giorno? Io solitamente bevo massimo 3 caffè, ma massimo, cioè uno dopo colazione, uno metà mattinata all'università e poi uno dopo pranzo, basta. Preferisco piatti separati o piatti unici, nel senso primo, secondo o i piatti unici. Allora, sono molto più pratici per me i piatti unici, perché prendo la base, il riso, aggiungo nel caso i legumi, ma comunque aggiungo una fonte di grassi, aggiungo una fonte di proteine, aggiungo le verdure, costruisco il piatto ed è fatto. Mentre pensare a un primo e un secondo mi viene più facile, ad esempio, quando ho una bistecca, perché comunque la bistecca non mi metterei mai a farla a quadratini e a buttarla nel riso. Quindi, ad esempio, quando ho la bistecca, o faccio la bistecca con patate e verdure, oppure, ad esempio, ieri sera mi sono fatta prima un piatto di pasta al pomodoro e di secondo mi sono mangiata la bistecca. Quindi dipende dall'alimento e dipende dalla voglia che ho, perché ho notato che adesso che sono spesso a pranzo all'università, quindi con piatti freddi, riso, couscous, pasta fredda, sento di avere la voglia di un piatto di pasta caldo. Poi soprattutto a me piace tantissimo la pasta al sugo, quindi ne sento davvero la mancanza, e quindi è questo, penso sia il motivo per cui torno a casa la sera e ho voglia di un piatto di pasta per bene. Quindi dipende dalla situazione, però solitamente io preferisco i piatti unici, sono molto più pratici e funzionali e più veloci da preparare. Mi chiedete sempre di mostrare allenamenti fatti a casa, home workout, ma il mio problema è che io non mi alleno a casa, cioè io mi alleno in palestra, mi sono sempre allenata in palestra e vi ho fatto vedere qualche esercizio seguendo Runtastic Results di allenamenti fatti a casa a corpo libero. Quindi il mio consiglio è sempre lo stesso: scaricate l'applicazione, scaricate il mese gratis, qui il link potete sempre trovare nell'info box qui sotto, e provate a seguire quegli esercizi, quei workout. Volevo finire questo Q&A parlando di accettazione del corpo che cambia e come smettere di pesarsi, o comunque di definirsi in base al numero che si legge. Quando io ero in un periodo di rialimentazione, ho passato un'estate in cui ero gonfia. Indipendentemente da ciò che mangiavo, da quanto mangiavo, io avevo questo costante gonfiore addominale. E questo è normale, perché si vive in una fase di rialimentazione. Sono riuscita ad accettare il mio corpo che cambiava, perché quando magari mi guardavo allo specchio, vedevo che era cambiato qualcosa, che magari mi si erano ingrossate le gambe, che mi si erano ingrossate le braccia, così. Invece di andare a cercare il problema fisico, cercavo di fare un passo indietro e guardare l'immagine un po' più grande, in inglese the big picture. E capivo che va bene, mi si erano ingrossate le gambe, va bene, mi si era ingrossato questo e quell'altro, però stavo vivendo, però finalmente potevo uscire a mangiare con Jimmy senza problemi,
finalmente potevo correre, finalmente potevo allenarmi con tranquillità, finalmente potevo fare tante di quelle cose che il fisico che allo specchio mi piaceva o comunque accettavo non mi permetteva. Allora mettevo sul piatto della bilancia queste due cose e vedevo pian piano, facendo anche dei processi mentali, aiutata dalla mia psicologa, che quelle cose valevano molto di più di quello che io vedevo di difetti allo specchio. Pian piano poi quei difetti allo specchio sono diventate certezze, sono diventate sicurezze e sono incominciate a piacermi quelle braccia, quelle gambe, quell'addome più tonico, più muscoloso. E ho smesso di definirmi, cioè definire la mia persona e valutarmi in base al numero letto sulla bilancia, smettendo di pesarmi. Io qui a Piacenza non ho una bilancia, non l'ho mai comprata, non mi peso da settembre, da quando sono partita, anche quando torno a casa a Padova e c'è la bilancia, non ci salgo, non mi viene minimamente adesso il pensiero. E credetemi, io ero una che si pesava 5 volte al giorno, minimo, minimo, e adesso non salgo su una bilancia da mesi, perché non penso che quel numero mi possa dare una valutazione della mia persona. Posso essere 65, posso essere 55, non mi interessa. Io sto bene così e mi vedo bene così, mi valuto guardandomi allo specchio e definisco le mie linee alimentari guardandomi allo specchio, cercando di capire cosa voglio migliorare, se ne vale la pena migliorarlo, se mi interessa migliorarlo, ma guardandomi e guardandomi allo specchio. La prima cosa che mi disse il mio primo personal trainer, amico di famiglia, che mi seguì quando ero totalmente malata, era che l'unico metro di paragone doveva diventare lo specchio e non la bilancia. E quelle parole me le sono proprio incise nella testa e me le risento risuonare ancora e sono le parole più vere che io potessi mai ascoltare e sentire in quel momento che mi hanno davvero, davvero aiutata. Ecco, basta. Bene, è spuntato il sole, spero che questo Q&A vi sia stato utile. Io vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.